Oh, siamo arrivati pure al 2000. Ne è passata l'acqua sotto ai ponti, eh? E quanti ne ho visti dei tramonti. Tramonti. Ma Roma, Roma mia, tu non tramonti mai. Io già sono privilegiato. Potrebbe dire che a Roma ci sono nato. Il turista, il pellegrino, il burino di passaggio, tutti quanti hanno il miraggio di poter un giorno a ritornare. C'è chi gira il mondo intero, chi viaggia per la vita, ma è una cosa risaputa. Tutte le strade portano qua. Parigi è bella, la Torre Eiffel, è bella Londra con le bombette lungo le strade, è bella Madrid. Il progetto nasce da due autori, Grottoli e Baschetti di Torino, che incontrano un grande della musica pop, che è Mario Panzeri, se non che poi incontrano Franco Fasano, che è un altro grande autore, e Franco gli aiuta a mettere a fuoco questa canzone. E così nasce Non lasciare Roma. Non lasciare Roma senza baciare una romana. Non lasciare Roma senza... Ci siamo ritrovati a casa mia a Milano e Andrea Vaschetti mi disse che da poco gli era tornato in mente un'aria e un'idea che avevano fatto insieme a Grottoli e a Mario Panzeri, e mi fecero ascoltare la strofa e l'atmosfera di questo Non lasciare Roma senza baciare una romana. Io rimasi folgorato dall'immediatezza della storia di questa canzone, ma non avrei mai immaginato di riuscire in poco più di un quarto d'ora a farla diventare una canzone fino in fondo, nel senso che mi sembrava che quel ritornello appena accennato potesse prendere corpo attraverso uno sviluppo armonico e melodico. Capirai, c'è il Colosseo, i Fori Romani, Piazza San Pietro, Monaco è bella, l'Oktoberfest, le bionde come la birra. Decisi di consegnare questo provino a un mio amico che suonava con me in quel periodo, Claudio Zitti, che era l'amico più romano che avevo. Lo ascoltò, si commosse e ebbe subito due o tre idee. Quando ho ascoltato il pezzo gli ho detto: cavolo, questa è proprio bella, bella veramente. No Claudio, allora guarda, prendila tu, portatela a Roma e cerca di contattare dei personaggi che possano cantarla. Comunque contattai Nino, la cosa bella è che quando ci parlai mi disse: Claudio, andiamo a sentirla. Io ho detto: no Nino, non ascoltiamola insieme, perché sei condizionato che ci sto io. Guarda, l'ascolto e poi ti faccio sapere. E ho pensato: questo non mi richiamerà mai più. Invece il giorno dopo, ore 9 del mattino, io ancora dormivo, squilla il telefono, quindi alzo la cornetta, sono Nino Manfredi, portami a registrare la canzone. Vola, 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 tutto il mondo è già. E quando Ermine Manfredi, grazie a Cristiano Di Callisto, ha saputo di questa canzone, io mi sono precipitato a fargliela ascoltare, e quando lei l'ha ascoltata ha riconosciuto tutta l'energia di un Nino Manfredi che comunque era stato un po' dimenticato, mentre invece questa canzone incomincia a vivere per sempre da oggi. Dentro al cuore sentirai. Franco Fasano! Buonasera a tutti, ciao Stefano. Ma guarda Franco, ciao Elena. Tu si porti sempre delle storie fantastiche, delle chicche proprio della storia della canzone italiana. Ma tu sai che io sono molto affezionato a Mille Voci, perché un paio d'anni fa proprio scelsi questa trasmissione, perché pur essendo in televisione non hai tempi televisivi. Oggi che non è poco. Oggi in televisione devi massimo far ascoltare 30 secondi o un minuto, perché subito deve succedere qualcosa. Non gli danno l'importanza che merita. Ecco, e quindi quando Gianni Turco mi ha chiamato per dirmi: allora quest'anno vieni, ho detto: guarda, quest'anno forse ho una cosa in anteprima,
da portarti, e quando gli ho raccontato di cosa si trattava ne è rimasto affascinato. Quindi grazie anche a Gianni. Lo spazio è dedicato a come le storie delle canzoni siano sempre e comunque diverse e speciali. È vero, Franco? Beh, la storia di questa canzone avete sentito, esatto. Ha dell'incredibile, perché praticamente ha cominciato a essere partorita l'idea, ma forse a metà anni 70, dal grande Mario Panzeri. Poi questi miei collaboratori, questi miei amici Grottoli e Vaschetti, cercavano qualcuno con cui cominciare e continuare a portare avanti il loro estro, certo. No, proprio il loro estro in generale, al di là di questa canzone. E quindi hanno cominciato a scrivere delle canzoni loro tre, e nei loro incontri Panzeri raccontò che aveva un'idea che gli sarebbe piaciuto che diventasse una sorta di commedia musicale. Loro lo hanno aiutato a scrivere la musica, e pensa che ci siamo ritrovati a metà agosto del 1997. Dai. Insieme a Grottoli e Vaschetti. Sai perché? Perché stavamo festeggiando il fatto che allo Zecchino d'Oro ci avevano preso una canzone che poi adesso è diventata un cut, che è il Catalicammello. No, dai, Franco, davvero? Bellissimo! Per lo Zecchino d'Oro. Esatto. Allora, stavamo festeggiando questo fatto, e quando a Vaschetti prese la chitarra, e sai, il vino aiuta sempre a far tornare la memoria, certo. Ho detto, ma senti, questa canzone è rimasta un po' incompiuta, così io mi sono commosso all'idea. Ho finito di getto la musica e anche il testo del ritornello di questa canzone. E allora avevo bisogno, come ho detto, però di porgerlo a qualcuno che fosse più vicino a Roma possibile. Claudio Zitti era in tournée con me, dopo essere stato in tournée con Ron, con Fiorella Mannoia, con Luca Barbarossa. Gli fece ascoltare il pezzo, si commosse e ha detto, guarda, l'ideale sarebbe farlo cantare a tantissime voci, non mille voci, come prima, magari a sette voci, sette re di Roma. Allora ho detto, sai chi ci vorrebbe per fare il provino? E mi è venuto in mente un amico comune mio e di Claudio, che è un grande autore ed un grande cantante, che è Gianfranco Fino. Ma la cosa forte è che Gianfranco Fino l'ho invitato a venire qui ed è arrivato. Dai! Gianfranco Fino a mille voci! Bravissimo! Ma che bello, piacere, Gianfranco! Enchanté. Siediti, Gianfranco, noi rimaniamo in mezzo a voi, guarda. Ma sottraggo il seggio a voi. Sì, dai, rimaniamo in mezzo a voi. Ma che bella questa cosa. Dai, allora poi come si è sviluppata la situazione? Si è sviluppata che c'era bisogno di fare una voce guida. E allora la cosa ideale era chiamare qualcuno che potesse cantare questa canzone con varie voci diverse. Allora noi avevamo pensato ad Alberto Sordi. Ma non poteva cantarla Alberto, perché è una cosa complicata. Posso lasciare Roma senza baciare una romana? Uguale. È preoccupante, vero? Fammi vedere. È più di che lo so. Ecco, poi avevamo pensato anche a un amico grande di Nino Manfredi, che era Rino Banfi. Ma non potevo fare caro Barese, giusto? Neanche so proprio di Canaus, che è una cosa complicata. Bravissimo. E la cosa diventa preoccuposa, perché è proprio... si scopre l'inghippo, poi si capisce che non sono romani. Fa anche lo stappo. Sì, la voce di Manfredi in realtà non la fece. Intrigante. Sai perché? Perché, come ha detto Claudio nel filmato, Dino Manfredi aveva chiamato il giorno dopo che aveva ricevuto la cassetta del provino originale e disse, ma questa canzone è un capolavoro, è un capolavoro. E la andò a cantare a casa di Claudio. Praticamente poteva essere l'estate del 98, 90, 99 mi sembra. Sì, ci fu un piccolo incontro a casa sua all'Aventino. Esatto, lì che lui si innamorò di questa cosa, e qui si chiude la prima parte di questa storia. Provarono a farla ascoltare a tantissimi discografici, alcuni ci sono ancora oggi, alcuni quei discografici non ci sono più, che rifiutarono perché sostenevano che questa canzone fosse troppo antica. Però, fosse Franco, facciamo una postilla, molto spesso i discografici sbagliano. Vabbè, ma comunque sia, la cosa invece meravigliosa è che durante una finale di una rassegna dedicata al cinema d'autore, Erminia Manfredi era presidente di giuria, e tra gli organizzatori c'era Cristiano Di Callisto, che conosceva, oltre che Gianfranco, me, insomma, la storia di questa canzone, gliela fece, insomma, gliene diede notizia. Lei non l'aveva mai ascoltata, pensa, anche se Nino l'aveva cantata, lei non l'aveva mai sentita. Mi telefonò
E allora in quel momento abbiamo deciso di fare quelle cose che oggi con la tecnologia si possono riuscire a fare, cioè abbiamo recuperato dal nastro la voce di Nino Manfredi e sopra gli abbiamo fatto un grande arrangiamento con un'orchestra incredibile che avete visto nel filmato. E questa canzone quest'anno, in occasione dei 10 anni della scomparsa di Nino, è stata la colonna sonora di una mostra a lui dedicata. Grazie a Erminio. Grazie alla moglie anche. La mia speranza, naturalmente poi la produzione di questa canzone è avvenuta anche grazie a Gianna Bigazzi, alla GB Music, e la nostra speranza è quella che qualcuno se ne accorga di questo piccolo capolavoro che era nascosto, che adesso non è più, anzi in questi giorni potete anche sentirla interamente in un filmato che stiamo preparando, perché purtroppo non ci sono testimonianze video di quella registrazione, allora non c'erano i telefonini. No, beh, figurati. Così, insomma, sì, però c'erano. Non è male questa idea, che rimanga comunque una chicca, capito? Che non è male. Ma io vi invito proprio ad ascoltarlo, perché poi nella parte finale Nino dice proprio, che vedevo di? Dice, io vi saluto. Se vedemo nel terzo millennio, e se non se vedemo, fate che sia per colpa vostra. Bellissimo. Però guarda, Elena, Franco ha sempre, guarda, tutte le volte che incontri lui ha delle chicche, non è mai scontato, è sempre, sei un grande amico, sai Franco, amico nostro e amico della musica. E di mille voci. Grazie a Franco Fasano e al tuo ospite meraviglioso e simpatico. State qui perché ci raggiungono tutti gli amici partecipanti a questa puntata, venite ragazzi, venite che facciamo tutti insieme la sigla. Volevo anche dire solo di Gianfranco Fino, che ha partecipato anche al nostro videoclip è stato il mio stilista, e quindi ho scelto bene anch'io. Ho scelto bene. Ma lanciamo la sigla, grazie a Gianni Turco per la regia e per la maestria di questa nuova edizione di Mille Voci 2015, il Satiricon di Aprilia. Ci vediamo fra qualche giorno, non mancherà tanto. Vai, sigla, Gianni Trudi. Perché sento dentro il cuore mille voci, mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci, tu mi piaci. Io canto fin da quando ero bambino e questa sera statemi vicino.